Eccoci qui come ogni domenica, la prima domenica di ottobre, vi salutiamo da Amici a Quattro Zampe con gli amici Luciana, Emilia e Marco che si trovano in questo momento come fanno del resto spesso a un centro commerciale, in questo caso a Montebello perché ci sono tutti i banchetti all'ingresso, succede anche a Viridea, succede anche da altre parti, per raccogliere fondi e per sensibilizzare tutti al rispetto, all'aiuto dei nostri amici a quattro zampe. Ciao Luciana, ciao a tutti, ciao Emilia, vediamo la diretta. Ciao, ciao, ciao. Ciao Diego, ciao ai telespettatori, ciao, ciao. Buona domenica anche a voi. Allora, come dicevo prima, raccolta perché non si deve mai fermare, neanche nel periodo autunnale che è appena iniziato, perché ci sono come al solito tanti cagnolini da sfamare e da curare, perché ci sono anche le cure mediche, no? Certo. Adesso è proprio il periodo delle sterilizzazioni, dobbiamo interagire con i veterinari e di conseguenza più la gente ci aiuta meglio è per noi, perché abbiamo una serie di sterilizzazioni incredibili per non fare andare un'altra volta in calore alcune cagnoline che avevano già partorito. Quindi è a nostra volontà farle sterilizzare, e sia cani che gatti. Ecco perché ci troviamo qui presso il centro commerciale Iper Montebello e stiamo raccogliendo un po' di pappe e soprattutto abbiamo utilizzato il nostro spazio per la vendita dei nostri calendari. Questo ci permetterà... Faremo vedere appunto, anche questi daranno un forte contributo a questa causa. Appunto, calendario. Stavamo dicendo. Certo, allora intanto certo, mentre certo. Emilia cerca calendario e sì. Eccolo qui che sta arrivando. Ecco qua il nostro calendario. Facebook, ve lo faremo sì. Vedere anche sulla pagina di Facebook. Ecco qui l'arca degli animali per tenervi compagnia sempre anche nel 2022. Sotto vedete scorrere il numero di telefono di Luciana, accanto alla mail, e lì potete richiedere anche il calendario. Allora abbiamo parlato della pagina Facebook, come al solito ci sono sia ex arca, vuol dire che insomma all'Iper sono venuti a trovarvi anche Nina e Ornella, eccole qui. Sì. Nina e Ornella facciamo... sono quelle della pagina di marzo, il mese di marzo è dedicata infatti, a Nina. Infatti, e poi qui iniziamo con Viviana che cita Alma e Gino che cercano ancora casa. Sì, questi sono due gatti, è una rinuncia di proprietà purtroppo perché il proprietario non li può più tenere e di conseguenza stanno cercando una casa per sempre. Hanno già la valigia pronta, vedo. Sì, hai visto, il valigetto pronto. Si auspica per loro un'adozione di coppia perché sono sempre stati insieme. Quindi, come tu sai, noi cerchiamo di non dividere gli animali che sono insieme da anni e anni e quindi... cerchiamo proprio un'adozione di coppia, ok? Sì. Per loro. Ecco qui, li facciamo ancora vedere. Allora, Alma e Gino. Andiamo Alma a vedere questi bei cagnoloni. Causa trasferimento per lavoro. Siamo nell'area sì. Maremmano. Maremmani amici, infatti, è la pagina. Causa trasferimento per lavoro all'estero. Ci sono questi cani, insomma, da sistemare. Questi sono due cani di proprietà che sono verso Stradella, Santa Giulietta. Il proprietario si trasferisce all'estero e quindi questi due cani non possono andare con lui. Lui li vorrebbe dare anche lui come adozione di coppia, però se non trova, logicamente bisognerà dividerli. Questi sono due mezzi ippopotami e quindi io non lo so, sfido. Stiamo cercando anche tra gli agriturismi della zona perché loro soprattutto vivendo in simbiosi quindi hanno 3, 2 e 4 anni, quindi sperando di non dividerli assolutamente, ecco. Speriamo bene. Ci hanno interpellato anche la Maremmano Rescue, vediamo un po' se tra tutti riusciamo. Questa sera durante i vari incontri ho trovato Tobia, scrive Gianluca, dopo 6 anni alla catena ha trovato una famiglia meravigliosa a Milano. Sì, a Milano, lui è sempre un ex arca, lui l'ha trovato, se l'è portato a casa Francesca, poi da Francesca è passato a noi e da noi è passato a lui, il passo è stato brevissimo e adesso fa il principe di casa anche lui. Sta benissimo adesso, vediamo bel sorriso insomma che ha messo. E qui siamo a Sharon, un anno e mezzo circa, recuperata, spaventata e disorientata per strada. Ha partorito 4 splendidi cuccioli già adottati, però c'è ancora lei, insomma, da sistemare. Sì, lei è a Maratea.
e quindi è da Francesco, il nostro volontario, che ha bisogno proprio di farla salire da noi. Quindi adesso ci stiamo organizzando, perché noi in questo momento dobbiamo pensare alla cagnolona che abbiamo in pensione a Milano, la Zalea, quella un po' fobica, e al famoso obesotto volpino Red. Quindi le nostre priorità purtroppo sono loro, ma magari verso la fine del mese riusciamo a far salire anche questa piccina qua, perché comunque è piccola. C'è lei e c'è un Russell incrociato sotto, che sono sempre a Maratea da Francesco, da questo volontario di strada. E vediamo allora di trovare una sistemazione anche a loro. Ed ecco il piccolino qua, maschietto incrocio Russell, dicevi, da 3 mesi, sì, da adulto, sì, attorno a 7-8 kg. Sì. Vedi che abbiamo messo il pupazzetto per far vedere proprio la misura. In questo momento lui non arriva ai 2,5 kg. Anche se le foto, ti dico, non rendono, perché sai, bisogna prenderli davanti per fare vedere il faccino, e di conseguenza ti sembrano enormi, ma in realtà sono minimi, ecco, sono minimi. Sì. Ed eccolo qui, lo vediamo bene anche da questo dettaglio, da questa prospettiva. Andiamo a vedere adesso Perla, 7 mesi, la sua sorellina sarà adottata a breve e lei rimarrà sola, pesa meno di 10 kg. Esatto. Perla è nel rifugio di questa nostra amica, erano in 4, sono andate via tutte e 3 e lei in realtà è rimasta lì. Adesso è la coccolata dalle volontarie, ma noi sappiamo che non è come essere a casa, c'è sempre il box, c'è sempre il canile, c'è sempre, nonostante tu li accarezzi, li fai coccole a non finire, però loro sono sempre in cerca di una casa, di una famiglia, di un amore, di casa, ecco. Infatti. E andiamo a vedere questi gatti meravigliosi. Beh, loro sono coccolati, vedo. Eccoli qua. Allora, questi sono i gatti di Teresa Mazzella dell'isola di Ischia. Loro, come tu puoi ben vedere, sono super coccolati, super amati. Teresa su tutta l'isola ha 500 gatti. Adesso forse sono un po' meno, perché una decina siamo riusciti a farglieli adottare, però di questi 500, un'80 sono questi, che sono in un rifugio a fianco a casa sua. Lei ha fatto tutte queste cose meravigliose, dalle gabbiette alle cose termiche, tutte al coperto. Gli altri sono tra la pineta di Ischia Ponte e la pineta di Casamicciola, in maniera che tutti hanno il loro rifugio. Lei è quella signora volontaria ischitana che parte al mattino alle 5 da casa e rientra la sera alle 11, 11 e mezza, però come vedi non c'è odore di gatto. Io che ci sono stata, vedi tutto una pulizia incredibile, le crocchette pulite, i gatti spazzolati, i micini tutti con i prodotti antiparassitari, tutti. Lei si svena, sta donna qua, per loro. Grazie alla sua capacità di rendere pubblica questa cosa, adesso un pochino sull'isola l'aiutano, però la strada è molto lunga, perché la gente sull'isola o li ama o li molla, o non c'è la cultura come da noi di dire ok, cioè, chi ce l'ha e dormono anche loro in casa. 3/4 degli ischitani però li fanno dormire fuori, quindi il gatto deve essere libero, il gatto non si sterilizza, non si castra, solite cose, da 2 diventano 10, da 10 20 e così via. Abbiamo Teresa, Brian, invece, ex Arca, e vi ha subito riconosciuto, vedo. Sì, ieri si è pioppolato, siamo andati a trovarlo, abbiamo fatto un po' di posta fidi ieri, gliel'abbiamo dato, che era adesso lui a 7 anni quasi, gliel'abbiamo dato che era una palla di 3 mesi e mezzo. E allora adesso vediamo invece a tutto schermo Pepe. Chi è Pepe? Pepe è quello di Torino, che siamo andati a portare noi, era qua insieme ai suoi padroni, hanno cambiato casa e come se niente fosse, eccolo qua, un'altra volta sul letto, principe di casa. Vedi? Visto anche Pepe, giocarellone, poi. Adesso vediamo un cane giovane tenuto fra le sbarre, da quando era un piccoletto insieme alla madre, sì, provvista di chip. Qui siamo esatto. In Sardegna, un canile della Sardegna. È un canile della Sardegna, anche questo, vediamo se riusciamo a trovargli casa, perché lui è un volpino
meraviglioso, un incrocio volpino, va più che volpino, quel nome di quel paese, Gonnasvangiuli, è un nome del genere, di quel rifugio lì nel Cagliaritano, adesso vediamo un po' tra tutti, anche lì, Diego, è un macello di richieste di aiuti, è un macello, Immagino, telefono 327-311-7673, sì. Da diffondere 327-311-7673, comunque questi qua se riescono, perché il numero di Luciana. Nico, 12 anni, castrato, taglia piccola, vaccinato, sverminato, microchippato, per informazioni 333-9684-311. Ecco, sì, questo qui è il numero di Matteo e Cinzia, se ci sono notizie abbiamo lasciato il loro numero perché ce l'hanno loro in pensione e quindi abbiamo lasciato appunto il numero in maniera che se qualcuno è interessato chiama direttamente loro e siamo a posto, ecco, senza fare tanti passaggi. Lucky, ex Arca, ci saluta dal divano di casa e lui Lucky, sicuramente. Lucky viene dalla Sardegna, ormai sono 5 anni che è con noi. Anche lui meravigliosamente accasato, quindi lo vedi tra i divani di casa, ecco. Lucky. E poi ancora questi super coccoloni di Teresa, ancora sull'isola di Ischia. Sì, questi qua sono gli altri, quelli che lei ha in casa, perché oltre al rifugio in Pineta, il rifugio vicino, ha anche il rifugio casalingo. Quindi Teresa è piena di gatti, ovunque vai da Teresa tu sei coi gatti. E abbiamo Simba, un pitbull di 7 mesi, dolce e giocherellone. È dolcissima Simba. Simba è veramente un cane spettacolare. Nonostante la razza che può spaventare, lui è veramente un cane speciale. Veramente, veramente speciale. 7 mesi, è da Mimma a Bari. Vediamo, perché questi sai che noi facciamo altro che non solo 2 come normalmente, ma 3-4 preaffidi. Dobbiamo darli veramente a persone che sanno e riconoscono la razza. E ancora andiamo a vedere, ecco qui Carletto che ha scritto: la bellezza non si caccia, si ama, a proposito della caccia che, esatto, purtroppo sta creando ancora una volta tanti problemi. Guarda gli occhi di questo, guardate gli occhi di questo Bambi. Se ti rubo 2 secondi, io quando vedo un Bambi ritrovo la mia infanzia, perché da piccola mia mamma aveva un negozio in Piazza Duomo, Voghera, per fare la vetrina era andata a prendere da Bersani a Voghera in via Garibaldi un Bambi meraviglioso, io avevo 7-8 anni ed era solo esclusivamente per la vetrina, perché non aveva possibilità mia mamma di tenerlo e comprarlo per me, quindi cosa ha fatto? Ha fatto la vetrina e poi gliel'ha riportato e io per 2-3 mesi continuavo ad andare là davanti alla vetrina a guardarlo, poi entravo, lo accarezzavo, lo entravo, lo accarezzavo. Per me vedere il Bambi e ritrovare la mia infanzia proprio è una cosa meravigliosa. Quindi immagina, come fai a pensare di cacciare questi animaletti? Spiegatemi, qual è il cacciatore? Guarda, non lo so, sì, non lo so. È vero. Aboliamola la caccia, aboliamola. Cheope, da domenica non torna a casa, zona Sairano. Sì. Indossa un collarino nero. Se l'avvistate, è già una 334-9965-699 è già una settimana che è in giro, nessuna notizia per adesso, nessuna notizia. 334-9965-699 Cheope. E ancora, ecco qui ancora Teresa con i gatti dell'isola di Ischia. Hai fatto tanti video, devo dire. Ho fatto un sacco perché era impossibile, non sono riuscita a filmare Teresa perché Teresa non vuole, perché c'è un motivo. Lei alzandosi presto al mattino a tutti i posti di riferimento sull'isola e non vorrebbe essere riconosciuta, infatti lei esce al mattino che sembra una talebana, tutta bardata eccetera, perché non tutti fa piacere che lei possa mettere dei piattini di cibo in giro, quindi dice vabbè, la gente mi conosce così, non mi vede, boh, basta, siamo a posto. E continua andiamo la sua a vedere opera. Invece ha qui una cagnolina ritrovata, quindi siamo contenti. Sì, questa è stata ritrovata, siamo a posto. Brenda, guarda che meraviglia, ci saluta anche lei, ha trovato casa. Brenda, ex Arca, 2 anni che è qua, uno spettacolo, guarda, della natura, guarda che roba.
era inavvicinabile Brenda 2 anni fa. Guardala adesso, è la padrona del giardino. Qua abbiamo una femmina estroversa e giocherellona come tutti i cuccioli. Sarà una taglia media o medio piccola, pesa sugli 8 kg e anche qui c'è una ricerca per trovare la fine. Una casa. Una casa. Angela è il riferimento in questo caso. Ve la facciamo vedere. È una sorta di volpina, un mix, no? È un mix volpino, sì. Infatti chi mi è venuto in mente? Diego. Ma la Royal Family White è a posto adesso. Insomma, 3 sono già tanti. Sì. 3 Puma, numero perfetto. Piccina e super simpatica. Puma, Emilia, è stata adottata Puma di Anna? Non lo sai? Non lo sappiamo, abbiamo perso il conto di Puma, bisognerà sentire Anna, perché lì ce l'aveva Anna di una sua amica che l'ha trovata, la sta tenendo. Guardala che patatina bella. Non so, dobbiamo sentire Anna. Io sai che ogni tanto faccio un po' la gnorri. Eccola qui, la Royal Family di casa. Eccola. Hai visto? Joy, tu... Ronnie oggi, e Toby. Oggi andavano a vedere Puma, mi sta dicendo Emilia, oggi pomeriggio. Guarda là il trio, hai visto il trio Bassotti? Lo conosci quel trio lì, Diego? Sì, lo conosco bene. Lo conosci, eh? E infatti, adesso come vedi, mi hanno rubato il letto. Sì, ma hanno dei fans, hanno la mamma di Sergio, la zia di Sergio, la sorella di Sergio, arrivano lì, parlano con tuo papà e lui le dice guardate così e loro giocano, vedono, hanno tutti i fan. Guarda questa meraviglia con la quale chiudiamo oggi, perché è una foto che merita davvero, ha fatto il giro del mondo, ma merita veramente. Hai visto che meraviglia? Queste sono foto da pubblicare, che dici? Sì. Vabbè. Ti danno davvero l'idea dell'amore che non guarda in faccia niente a nessuno. A nessuno. È davvero a 360 gradi, come mostra bene questa foto. Allora, grazie come sempre, Luciana, grazie a tutti i nostri amici volontari che vi tengono compagnia. Adesso andate avanti con i vostri calendari, perché ciao Emilia. Perché insomma c'è da fare una bella vendita, tu sei esperta in materia, una bella puoi fare vendita. Le televendite anche qui da noi con i calendari dell'Arca che sono sempre a disposizione. Ricordate, in qualsiasi momento c'è il numero di telefono e la mail che scorre in sovraimpressione e poi ve li facciamo anche recapitare. Grazie allora a te Diego. Ciao buona Diego. Settimana, appuntamento a domenica prossima. A domenica, grazie a te e tutti i tuoi telespettatori. Grazie. Ciao.